Buonasera, vediamo gli argomenti principali di questa sera. Il sindaco di Massa, 40° nella classifica dei sindaci più apprezzati del 2024. Gianni, 10° nella classifica dei governatori. Erosione della costa massese, i balneari chiedono interventi. Necessario il dragaggio della sabbia da Viareggio, Pietrasanta e Carrara. Parleremo anche di un nuovo nido di tartaruga sulle spiagge massesi. Silvana ha deposto al bagno Alcione. Era stata disturbata in un precedente tentativo. Infine, Gaia conquista Piazza Aranci. È un successo il primo spettacolo di palcoscenici stellati. Circa 2000 in piazza. Tutto questo e molto altro qui tra poco ad Antenna 3. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. A Puana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Monasterio è il centro cardiologico italiano che si prende cura del cuore di tutti, a tutte le età, con tecniche avanzate che migliorano la qualità della vita. In questa grande squadra ognuno gioca un ruolo fondamentale, personale sanitario, ricercatori, pazienti e volontari. Supportaci anche tu, con il tuo aiuto. Possiamo diventare ancora più forti. Dona il tuo 5 per 1000 a Monasterio, la squadra del cuore di tutti. Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Solo a luglio vai in vacanza con DR grazie al super bonus di ben 2000 euro. DR 5.0 unica e tua a soli 17.900 euro. Full optional di serie, anche senza rottamazione. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. È uscita la Governance Poll 2024, la classifica dei sindaci e governatori italiana fatta dal Sole 24 Ore. Il sindaco di Massa, 40° nella classifica, è il secondo della Toscana. Gianni, 10° tra i governatori. È uscita la classifica del Sole 24 Ore, Governance Poll 2024, che prende in esame i sindaci e i governatori italiani. Buona la posizione del sindaco di Massa, Francesco Persiani, che risulta essere il secondo sindaco del centrodestra toscano più apprezzato e si piazza al 40° posto globale. Il governatore Gianni si piazza invece al 10° posto. A livello nazionale il primo sindaco della classifica è il sindaco di Parma, Michele Guerra, che lo scorso anno era quarto con un gradimento del 63%, poi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e quello di Ravenna, Michele Del Pascale. In Toscana è il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, di Fratelli d'Italia, ad essere maggiormente apprezzato. Registra infatti un 55,5% di gradimento ed è 29° a livello nazionale, a parimento con Sandro Percaroli di Macerata e Alberto Felice De Tommi di Udine. Francesco Persiani, il sindaco di Massa, è il secondo tra i sindaci toscani presi in considerazione per la classifica. Si posiziona, come detto, al 40° posto con il 54,4% di gradimento, 1,04 in meno sulle elezioni. Persiani si dice molto soddisfatto per questo risultato. Sono felice di aver letto stamani sulla classifica del Sole 24 Ore che mi è stata attribuita la seconda posizione tra i sindaci toscani del centrodestra, ha commentato. Questo risultato, che mi vede al 43° posto su 80 sindaci italiani, conferma la fiducia che i cittadini massesi continuano a riporre nel nostro progetto politico e nelle iniziative amministrative avviate durante il mio secondo mandato. Per Persiani l'impegno resta chiaro: i cantieri aperti in città,
finanziamento dal PNRR sono solo l'inizio di un percorso che proietterà la città verso un futuro prospero e innovativo. Oggi, con l'avvio del processo partecipativo per la formazione del nuovo piano strutturale di massa, invitiamo tutta la cittadinanza a contribuire con un suggerimento e idea. Poi concluso, questa sarà un'opportunità unica per la nostra amministrazione di affrontare e integrare le questioni più rilevanti di carattere pubblico nella pianificazione urbanistica, arricchendo ulteriormente il nostro progetto per la città. L'indagine ha preso in considerazione 80 comuni capoluogo di provincia e riserva una classifica ad hoc anche per i governatori di regione. Eugenio Giani, il governatore toscano, si piazza al 10° posto con un gradimento del 52%, quindi in miglioramento rispetto al 48,6% del giorno delle elezioni nel 2020 e al 45% della governance poll dell'anno scorso. Si è tenuta oggi presso la prefettura di Massa Carrara una riunione della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, concentrata sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus particolare sul settore delle cave. Il prefetto Guido Aprea ha aperto la seduta illustrando l'importanza della sicurezza sul lavoro. Poi sono intervenuti diversi esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Nord-Ovest, responsabili dell'Ispettorato del Lavoro di Carrara e il dirigente dell'INAIL per le province di Lucca e Massa Carrara. Questi hanno fornito dati sugli infortuni, discutendo le cause e le violazioni più comuni delle norme di sicurezza. Il presidente del comitato paritetico Marmo di Massa Carrara e rappresentanti di Confindustria Toscana Centro e Costa hanno illustrato le iniziative per migliorare la sicurezza nelle cave, mentre i rappresentanti sindacali di CGIL e CISL e UIL, insieme ai referenti delle cooperative cavatori Lorano e Canal Grande, hanno evidenziato le sfide quotidiane dei lavoratori. Si è discusso anche dell'importanza della formazione continua dei lavoratori. La Guardia di Finanza di Pisa ha 438 prodotti, tra cui borse, accessori di arredo e cinture, pronti per essere venduti nei mercati del litorale toscano e ligure, in particolare Forte dei Marmi e le Cinque Terre. La compagnia di San Mignato aveva individuato il suo sito web in cui venivano messi in vendita accessori di abbigliamento e per la casa, con i loghi dei marchi di lusso. A gestire la pagina era una donna di 67 anni residente nel distretto industriale del Cuoio, la quale aveva creato un laboratorio di produzione in casa in cui, come pubblicizzato, assemblava stoffe con impressi brand per creare dei nuovi modelli e rivenderli. E rivendeva una borsa anche oltre 300 euro. La merce sequestrata avrebbe fatturato illecitamente oltre 20.000 euro. La donna è stata segnalata per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni, e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Questa mattina una delegazione Fratelli d'Italia, guidata dall'onorevole Alessandro Amorese e composta dal segretario provinciale Marco Guidi, dai dirigenti Mauro Bonini e Ilaria Balloni, e insieme a una rappresentanza di residenti di via Volpina e via dei Loghi, ha incontrato il questore Sante Allegra in questura per parlare della sicurezza della zona. Abbiamo chiesto un intervento da parte delle forze dell'ordine per far cessare l'illegalità nella zona, con maggiori controlli anche da parte delle volanti, commentano dal partito. È evidente che sia necessario pensare ad interventi che eliminano il degrado, partendo dalla pulizia dei terreni privati, e nei prossimi giorni chiederemo all'amministrazione comunale un impegno per asfaltare la strada e realizzare l'illuminazione pubblica. Concludono Fratelli d'Italia ringraziando il questore per l'attenzione dimostrata anche rispetto alle future azioni. La costa massese in erosione. Ci sono dei tratti del litorale che non vedono interventi in messa in sicurezza da più di 20 anni. I balneari chiedono il dragaggio con la sabbia da Viareggio, Pietrasanta e Marina di Carrara. Rossella Barattini. Il litorale del comune di Massa da decenni combatte con il fenomeno dell'erosione. Ogni anno i balneari vedono infatti portar via dalle spiagge metri e metri di sabbia e adesso chiedono un intervento urgente. L'erosione avrebbe infatti colpito l'intero litorale. L'erosione è tra i problemi ambientali ed economici più rilevanti per il comune di Massa e in particolare per il turismo della zona. Negli anni sono state investite risorse per tutelare e salvaguardare la costa, sempre in emergenza e spesso con lavori in urgenza. In alcune zone, tuttavia, come hanno spiegato i balneari, non sono stati fatti interventi strutturali né di ripascimento e riprofilatura da decenni. È il caso di Marina di Massa, in particolare si tratta di circa 2,5 km che vanno dalla Dognocchi fino al ponente della Foce del Frigio,
Frigido. L'ultimo rifacimento nel tratto che va dal pontile di Marina di Massa al ponente del Frigido è stato fatto negli anni Ottanta, spiegano gli operatori balneari, in concomitanza delle scogliere messe a protezione del litorale in seguito alle forti mareggiate che investirono la zona facendo arrivare il mare sulla strada. Da più di 20 anni, proseguono, non sono stati fatti lavori di protezione significativi nemmeno nel tratto di Marina di Massa da Dognocchi fino al ponente del pontile, se non qualche intervento spot per tamponare l'emergenza urgenza. Per i balneari è quindi chiaro che la sabbia dragata dal porto di Viareggio e da Pietrasanta per questi 2,5 km di arenile significherebbe una boccata di ossigeno e una tutela delle spiagge di tutto l'indotto che crea. È evidente che la sabbia apportata con i ripascimenti e la riprofilatura deve essere protetta, hanno poi continuato, altrimenti la prima mareggiata sparisce e si vanificano le risorse investite, come è successo anche quest'anno. La sabbia, infatti, se portata nei tratti di costa dove ci sono le scogliere a protezione, darebbero benefici maggiori, riducendo lo spreco di risorse. Il consorzio Balneari Massa sostiene poi la necessità di un progetto unico per difendere l'intero litorale. Esiste già, ad esempio, il progetto Frigido Lavello, che potrebbe essere integrato in una visione più ampia per includere tutte le aree non protette. Nel frattempo, la sabbia potrebbe garantire la sopravvivenza delle spiagge di Marina di Massa, evitando che scompaiano durante le mareggiate. Un altro nido di tartaruga sulle spiagge massesi. Silvana, questo è il nome, ha deposto le uova ancora al bagno Alcione, ma in precedente tentativo era stata disturbata da ragazzi che volevano fermarla ed era tornata in mare. La tartaruga Silvana, questo il nome datole dai volontari del WWF dei Ronchi, ha scelto ancora una volta la spiaggia del bagno Alcione per deporre le uova. E questo è un breve filmato girato a distanza di sicurezza per non disturbarla né farla scappare, in cui sta appunto terminando di ricoprire il nido per poi riprendere la via del mare. Sarà il professore Marco Zuffi, responsabile dell'autorizzazione in deroga per la nostra zona, a effettuare il controllo e confermare la presenza delle uova, che farebbe salire a 11 il numero dei nidi di Caretta Caretta in Toscana. Sul posto, a supporto dei volontari, anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, e un ringraziamento particolare è stato fatto ai gestori del bagno Alcione e del bagno Bigini per l'ospitalità. C'è un però: la tartaruga Silvana ha avuto difficoltà a nidificare per colpa dell'uomo. Dalle videocamere di sorveglianza infatti è stato verificato che la tartaruga era tornata sulla stessa spiaggia dove aveva deposto il primo nido, ma un gruppo di ragazzi in precedenza l'aveva accerchiata e disturbata, illuminando l'area per filmare dei video. Sono stati subito avvisati i volontari, ma non sono riusciti ad arrivare in tempo per fermarli. La tartaruga era già tornata in mare. Per questo, ancora una volta, è bene ricordare che quando si individuano tracce di tartaruga o si avvista l'animale, non dobbiamo spaventarlo né buttargli addosso luci e flash, ma bisogna semplicemente chiamare il numero della Capitaneria 1530 per l'immediata segnalazione. L'esemplare Caretta Caretta, seppure frequente nei nostri mari, è in via d'estinzione e vanno quindi rispettate e protette. Cambiamo argomento. Carenza di medici per l'emergenza urgenza. In arrivo 25 specializzanti distribuiti nelle aree più critiche del pronto soccorsi dell'area toscana nord-ovest. Vediamo. Un importante lavoro di squadra tra azienda USL Toscana Nord-Ovest, di concerto con la Regione Toscana, ha definito un significativo potenziamento del personale medico dei pronto soccorsi nei vari territori della regione per far fronte alla carenza di medici, ormai nota. Dal 1 agosto prossimo entreranno in servizio 25 medici specializzandi, grazie al decreto Calabria del 2018, che ha normato la possibilità per loro di essere assunti a tempo determinato, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato, a partire dal secondo anno di specializzazione. Ognuno di loro garantirà 30 ore settimanali e questo consistente impegno di orario sarà declinato in funzione delle necessità che si presenteranno nelle strutture di pronto soccorso dell'azienda. Infatti, le modalità organizzative permetteranno di far ruotare i nuovi medici su più sedi in base alle richieste di organico e comunque sempre con compiti di diagnostica e assistenza dei pazienti che si presenteranno in pronto soccorso con patologie urgenti e di gravità maggiore. L'assegnazione ufficiale prevede la presenza di nuovi assunti a Massa, Versiglia, Lucca, oltre che a Livorno, Cecina, Pontedera, e riguarderà, oltre che il periodo estivo, anche tutto il resto di questo e i prossimi anni.
La direttrice generale di ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, e il dottor Alberto Conti, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, hanno lavorato in sinergia per questo risultato, considerando le assunzioni un notevole passo avanti e una risorsa professionale adeguata per venire sempre più incontro alle esigenze della cittadinanza. 5 medici garantiranno il presidio di guardia medica turistica in collaborazione con la pubblica assistenza Croce Azzurra Massa Montignoso e l'azienda ASL, alla sede di Via delle Pinete in Partaccia. Il servizio, finanziato dal Comune con 10.000 euro, sarà attivo dal 20 luglio al 15 settembre e dedicato ai turisti. Possono essere effettuate visite ambulatoriali e domiciliari, consulti telefonici nei giorni feriali e prefestivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica e festivi dalle 9 alle 13. Per le visite urgenti, dalle 20 alle 8, sarà comunque necessario rivolgersi al servizio di comunità assistenziale ex guardia medica. Adesso rimanete con noi qualche istante di pubblicità. Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri ANT vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto! Con le attrezzature noleggiate da Italnolo ha trasformato la nostra casa in una reggia! Italnolo! Tutto il bello del fare. Grande successo per il primo spettacolo di Palcoscenici Stellati. Gaia conquista e travolge massa. Circa 2000 persone hanno applaudito e acclamato la giovane cantautrice. C'erano per noi Ilaria Borghini. Presenza scenica, carismatica, energia e talento. Gaia, la regina indiscussa della musica pop di quest'estate, sabato sera ha conquistato e travolto il pubblico di Piazza Aranci con il suo stile unico e la sua voce inconfondibile. Circa 2000 persone hanno applaudito, ballato e cantato le sue canzoni, lasciandosi andare a ritmi travolgenti e testi accattivanti. Nota per la sua partecipazione ai talent X Factor e Amici, vinto nel 2019 e poi al Festival di Sanremo, Gaia è una delle cantautrici più amate della scena musicale italiana. Il suo repertorio include brani che spaziano dal pop al reggae, con sfumature brasiliane e internazionali, che fanno emergere la sua identità multiculturale. Il concerto di Gaia ha incluso una selezione dei suoi successi più amati come Shega e Coco Chanel, insieme ai nuovi brani tratti dal suo ultimo album, che mixano sonorità italiane e portoghesi fino ad arrivare al successo del momento, Sesso e Samba, canzone realizzata in collaborazione con Tony F e Dea Saffica, altro brano con cui sta spopolando in questa estate 2024. Particolarmente soddisfatto del successo del primo grande evento di Palcoscenici Stellati, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ringrazia l'artista e la cittadinanza con un messaggio sui social. Gaia è stata eccezionale, andiamo avanti così, continuate a seguirci con la nostra estate 2024. E il cartellone estivo degli eventi, nato in collaborazione tra Amministrazione Comunale di Massa e Fondazione Toscana Spettacolo Ollus, con la direzione artistica di Cinzia Berti Lorenzi, continua.
Questa settimana in Piazza Aranci, sempre alle 21.30, due appuntamenti imperdibili. Martedì 16 luglio andranno in scena Frida Bollani Magoni e Paolo Iannacci. Venerdì 19 luglio sarà la volta del Symphonic Tribute to Michael Jackson. E domenica 21 luglio, in Piazza Betti a Marina di Massa, ci sarà Battisti, la storia. Una terna tutta buona per la finale del 24esimo Memorial Paolini, torneo della frazione di Montignoso. La gara si è sbloccata al 70esimo con il gol di Morelli a portare in vantaggio il Cereto, che poi è raddoppiato con Yuri Papi. In occasione dell'incontro tra Cereto e Piazza, la sezione Aia di Carrara ha schierato una terna composta da Matteo Canci, arbitro di Serie C, Luca Perlamagna, assistente in Serie D, Vincenzo Smecca, neopromosso in Can D, insieme a Nicola Briganti come quarto ufficiale. Questo su autorizzazione dei rispettivi organi tecnici e nell'ottica già intrapresa negli ultimi anni dall'Aia Carrara di coinvolgere gli arbitri nazionali in attività sezionali in maniera tale da trasmettere il senso di appartenenza all'associazione che accomuna i suoi membri ad ogni livello. La grande arte italiana Uffizi e Capodimonte. Il direttore Eric Schmidt la racconta a Parliamone in Villa sabato 13 luglio a Villa Bertelli. Anche quest'anno, a Forte dei Marmi, la rassegna di punta di Villa Bertelli, Parliamone in Villa, non delude le aspettative. Come di consueto, tanti ospiti importanti. Sabato 13 luglio è stato il turno del professor Eric Schmidt, attuale direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, dopo 8 anni trascorsi alla Galleria degli Uffizi di Firenze, con risultati più che eccellenti. Con il professor Schmidt, intervistato dal giornalista e conduttore della rassegna Enrico Salvadori, si è parlato di musealità e di arte italiana e delle tante iniziative da lui realizzate per avvicinare anche il pubblico più giovane ai luoghi dell'arte. Schmidt, uno dei massimi esperti mondiali di Rinascimento, Barocco ed in generale di arte medievale e moderna, dopo gli studi in Germania ed in Italia, si è trasferito negli USA, dove è stato curatore della National Gallery of Art di Washington e del Paul Getty Museum di Los Angeles. È poi stato direttore del Dipartimento di Scultura ed Arti Decorative, responsabile per l'Europa presso la Casa d'Aste Sotheby di Londra. Il professor Schmidt, prima dell'incontro, ha visitato il Museo del Quarto Platano, allestito al secondo piano di Villa Bertelli, inaugurato di recente, ed ha espresso tutta la sua ammirazione per le opere esposte. È con grande piacere che abbiamo il professor Schmidt, di recente trasferito al Museo di Capodimonte, però è venuto volentieri qui a Forte dei Marmi, e ho avuto anche il grandissimo piacere, e penso anche l'onore, di portarlo su a vedere il nostro Museo del Quarto Platano, ed è rimasto veramente impressionato dei nostri autori. Si è soffermato tanto sul ritratto di Felice Carena. Abbiamo parlato della museologia in Italia, in particolar modo abbiamo fatto un confronto tra i due musei e i compiti connessi del quale sono stato e sono attualmente responsabile, ovvero le Gallerie degli Uffizi e il Museo e Real Bosco di Capodimonte. I due musei, gli unici due musei che veramente in maniera esaustiva raccontano la storia dell'intera penisola e non soltanto quella locale o regionale, e i due musei più importanti d'Italia. Tuttavia, da un punto di vista pratico, sono antitetici, Uffizi al problema dei troppi visitatori che lo vanno a vedere, mentre invece Capodimonte troppo pochi visitatori. Poi abbiamo analizzato alcuni allestimenti e alcuni principi che ci guidano negli allestimenti museali, mettendo questi anche una grande prospettiva dall'Ottocento fino ad oggi, e anche l'apporto delle nuove tecnologie che non sono solo tecnologie digitali, ma anche per esempio di protezione, di tutela
il vetro antisfondamento che crea allo stesso momento un microclima e rende fruibile le opere d'arte anche in maniera migliore di quanto non era possibile prima. Era un evento molto interessante e contro di essere qui contro la tentazione della spiaggia, sono contento che era un evento così seguito. Una retrospettiva di scultura per celebrare l'arte musicale in occasione del Festival Internazionale Pietrasanta in concerto. È quella realizzata in Sala delle Grasce da Roberto Gianzanti, romano di origine ma ormai versiliese di adozione, complice il suo ruolo di insegnante all'Istituto Cittadino Stagio Stagi. Sabato pomeriggio hanno salutato all'apertura dell'esposizione, accanto all'artista, il sindaco e assessore alla cultura Alberto Stefano Giovannetti e Piero Verona, presidente dell'Associazione Amici di Pietrasanta in concerto. Gianzanti racconta alcune fra le differenti rappresentazioni della musica, dalle sonorità della natura, le foglie, l'acqua e il vento, agli strumenti, con una scelta particolare anche sulla materia utilizzata, bronzo, legno e creta. Particolare l'opera duo, che raffigura i maestri Michael Gutmann e la moglie Jing Zhao, l'uno in creta galestro, un'argilla italiana come Gutmann ama ormai definirsi, l'altra in raku, creta di origine orientale come la talentuosa violoncellista. La mostra resterà in città fino a domenica 28 luglio, visitabile tutti i giorni dalle 19 a mezzanotte con ingresso libero. A Pontremoli parte da mercoledì 17 alle 21 in Piazza della Repubblica, andrà in scena la prima edizione del premio La Via dei Libri, patrocinato dalla Regione Toscana con la collaborazione di numerose realtà locali. Giovedì 18 alle 17 sarà inaugurata la mostra Musicisti di Strada all'interno del Palazzo del Tribunale del Comune di Pontremoli, dedicata all'opera omonima del professor Fabrizio Rosi. La serata continuerà con lo spettacolo Schiavo canta De André. Venerdì 19 invece omaggio all'opera che si è aggiudicata la prima edizione del premio Bancarella, Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway, a cura di Scarti, centro di produzione teatrale ed innovazione della Liguria. Domani alle 21.30 a Tonfano la cantante Rossana Fratello inaugura la versione estiva di Musica e Parole che segnerà alcune serate di Agorà Estate Insieme 2024, il cartellone curato da Marina Eventi. L'iniziativa ha ingresso gratuito. Infine, a Villa Bertelli domani alle 18 si parla dei misteri dell'universo spiegati con semplicità ed efficacia con Michele Vallisneri, scienziato della NASA, fisico teorico al JPL della NASA a Pasadena, California. Sarà accompagnato da Luigi Palmieri, un giovane fisico italiano alla fine del secondo anno di dottorato nazionale di intelligenza artificiale. L'ingresso è libero ma è possibile prenotare al 0584 787251. Adesso vediamo insieme le previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni del tempo per martedì 16 luglio, cielo sereno eccetto per qualche cumulo di scarsa consistenza in formazione nelle ore pomeridiane sui rilievi specie appenninici. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento specie le minime, venti deboli a regime di brezza con rinforzi da ovest nel pomeriggio sulla costa, mare poco mosso tendente a quasi calmo. Previsioni per mercoledì 17 luglio, cielo sereno, localmente poco nuvoloso per transito di sottili velature, peggioramento della visibilità specie sulla fascia costiera, temperature senza grosse variazioni ma con clima più umido e caldo afoso, venti da ovest sud-ovest deboli o localmente moderati nel pomeriggio lungo il litorale, mare quasi calmo. Per i giorni successivi, il robusto promontorio di alta pressione africana in espansione sul Mediterraneo garantirà tempo molto stabile e soleggiato, almeno fino al 20 luglio. Temperature in ulteriore lieve aumento, con probabile picco del caldo tra venerdì e sabato. Venti deboli a regime di brezza e mare quasi calmo. Per ulteriori aggiornamenti, visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Il nostro telegiornale termina qua, grazie di essere stati con noi e buona serata.